un benvenuto a chi si trova qui per la prima volta e bentornati a tutti voi che seguite mensilmente i transiti astrologici secondo l'astrologia vedica. Siamo già al mese di giugno, siamo già a metà di questo 2023. Come vedete, anche questo mese abbiamo l'ormai consueta concentrazione nel segno dell'Ariete. Gli aspetti sono quelli che ormai conosciamo bene, dunque abbiamo il nodo sud in bilancia che fa aspetto su Saturno in acquario, che a sua volta rimanda quell'energia sul segno dell'Ariete, dove si trovano il nodo nord, Giove, Mercurio e Urano. È interessante ed utile per tutti avere la consapevolezza di quali sono le case nel nostro tema natale in cui cadono questi pianeti, che in questo momento sono particolarmente importanti proprio perché si creano questi aspetti tra di loro. Dunque, vi invito sempre a verificare in quale casa cade il segno della bilancia. Qui abbiamo il nodo sud, dunque c'è qualcosa da lasciare andare, in un primo momento da risperimentare. Per poi, se abbiamo raggiunto un grado di maturazione sufficiente per lasciare andare quella determinata tematica, appunto staccarcene. Questa conquista, questo lasciare andare l'ambito a cui corrisponde il segno della bilancia, si riflette sull'azione di Saturno in acquario, dunque in quale casa cade il segno dell'acquario nel nostro tema natale. Lì, in questo momento, Saturno ci sta proponendo una nuova sfida, vuole insegnarci qualcosa di molto importante, ci prende per mano e ci porta a toccare fino in fondo la tematica del settore corrispondente all'acquario. Questa esperienza, che comunque è appena iniziata perché Saturno è entrato nel segno dell'acquario a metà gennaio, vi sosterrà almeno per 2 anni e mezzo, dunque abbiamo tutto il tempo per apprendere questa nuova lezione. E ecco, questa situazione va a collegarsi direttamente con il nodo nord in Ariete, che in questo momento rappresenta per tutti quanti l'obiettivo da raggiungere, cioè l'indipendenza, l'autonomia, la gratificazione di se stessi, accompagnato, sostenuto e rafforzato da Giove, che porta come sempre un moto di espansione, di abbondanza. Da Mercurio, ancora per qualche giorno, come vedremo, e da Urano che aiuta in quanto porta sempre una energia abbastanza irruente, forte. Urano ci spinge a fare cambiamenti improvvisi. Questo naturalmente nel settore del nostro tema natale in cui cade il segno dell'Ariete. Mercoledì 7 giugno, Mercurio lascia il segno dell'Ariete e la congiunzione con il nodo nord e va in toro insieme al sole. Ecco, qui Mercurio sicuramente può spontaneamente calmarsi perché in Ariete, che è un segno di fuoco attivo governato da Marte, possiamo effettivamente fare l'esperienza di una mente piuttosto impulsiva, frettolosa, che fa fatica ad aspettare. Queste sono le qualità in parte dell'Ariete. Nel toro, che è un segno di terra fisso governato da Venere, c'è la possibilità di essere più pazienti, di aspettare. Ovviamente poi si tratta di non cadere nell'estremo opposto della pigrizia, però sta sempre a noi il compito di mantenere un buon equilibrio quotidiano. Quindi il transito è particolarmente importante per gli ascendenti gemelli che vedono il loro governatore entrare in dodicesima casa, dunque un buon momento per lasciare andare, chiudere dei capitoli della nostra vita per poterne aprire di nuovi. E per gli ascendenti vergine, anche loro hanno Mercurio come governatore del loro ascendente, che invece lo vedono entrare nella nona casa. Potrebbe questo essere un periodo di profonda meditazione spirituale o di viaggi sia interiori che esteriori fisici. La nona casa porta questo tipo di tematiche. Giovedì 15 giugno il Sole transita dal segno del Toro ai Gemelli. Il Sole in Gemelli, come vedete qui dal grafico,
È sottoposto anche lui all'aspetto di Ketu, perché da questa posizione, per de delle motivazioni appunto astrologiche, degli aspetti, Ketu non solo va ad agire su Saturno, ma va anche ad agire sul Sole. Il Sole rappresenta sia il nostro ego che il nostro spirito. Dunque, avere questo aspetto di Ketu dalla bilancia, dalla casa corrispondente, è sicuramente significativo per compiere un lavoro importante sia a livello egoico, se ancora siamo profondamente identificati col nostro ego, oppure se già ne stiamo uscendo, lo stiamo lasciando andare, ci può essere utile per raggiungere una consapevolezza spirituale ancora maggiore. Il transito del Sole è particolarmente importante per gli ascendenti Leone, che hanno nel Sole il loro governatore, in questo caso lo vedono entrare nell'undicesima casa, relazioni, amicizie, ma anche abbondanza economica o naturalmente il suo contrario, lì dipende sempre da come stiamo vibrando noi in quel momento. Per gli ascendenti gemelli, invece, un buon momento per potersi sentire splendenti quando il sole è in prima casa, o ricadiamo in un atteggiamento di eccessivo autocontrollo, il sole indica dove noi mettiamo più controllo, se invece siamo già fuori da questa abitudine, il sole in prima casa può portare ottime gratificazioni. Domenica 18 giugno, voglio farvi presente che Saturno diventerà retrogrado e lo sarà per alcuni mesi, se ricordo bene, fin verso la fine di novembre, comunque poi di mese in mese ve lo ricorderò. Il fatto che Saturno diventa retrogrado, come sempre, aggiunge un pizzico di karma in più nel settore corrispondente, ovviamente laddove ci fossero ancora delle lezioni da sciogliere. Per chi invece ha già affrontato queste tematiche, il fatto che Saturno sia retrogrado è abbastanza ininfluente. Vi ricordo che Saturno indica il nostro archetipo di disciplina, come ci comportiamo a livello di senso del dovere, quanto siamo intransigenti, quanto siamo rigidi con noi stessi, con gli altri in generale, è questa la sua funzione. Un Saturno retrogrado ci invita quindi, laddove ce ne fosse bisogno, a riequilibrare il nostro archetipo della disciplina. Se siamo troppo poco disciplinati, ovviamente ci spingerà ad incrementarla, se invece siamo troppo quadrati e rigidi, sarà un invito a smussare un attimino tutta questa durezza. In generale, il significato karmico di Saturno retrogrado in acquario è comunque una spinta all'innovazione, all'anticonformismo, a trovare il modo di trasformare ciò che delle tradizioni più antiche vogliamo mantenere in una chiave però moderna. Dunque è una posizione che spinge la nostra anima ad anelare a qualcosa di nuovo, ma non per questo distruggendo tutto quello che è stato, attraverso il discernimento. Quello che ancora riconosco essere per me utile e valido può tranquillamente essere portato anche nel mio futuro, ma ovviamente passerà attraverso una trasformazione, altrimenti continueremmo a girare sempre in cerchio allo stesso livello. Invece l'evoluzione è sì ciclica, ma è un ciclo a spirale che sale e dunque ogni volta che ci ritroviamo confrontati con situazioni già vissute in questa vita, come anche in incarnazioni precedenti, ecco che siamo pronti a salire di un'ottava. E dunque questa è l'opportunità che in questi mesi Saturno retrogrado ci offre. Esercitare un'energia nuova per poter trasmutare quello che di vecchio merita di essere conservato nelle nostre vite.
È anche una posizione che spinge ancora di più la voglia di conoscere, di capire. Comunque l'acquario è un segno d'aria fisso, dunque collegato anche alle idee, agli ideali, alle conoscenze appunto di cose nuove. Sabato 24, Mercurio subito si sposta nel segno dei Gemelli, che è il suo segno di domicilio. Mercurio governa i gemelli, va a congiungersi con il Sole e dunque per gli ascendenti gemelli aumenta ancora il potenziale di brillare, di gratificazione con l'ingresso del loro governatore di ascendente in prima casa. Così come invece per gli ascendenti Vergine va ad arricchirsi il settore della decima, che è sempre collegato alla carriera, alla nostra affermazione. Anche Mercurio, entrando nel segno dei Gemelli, riceve l'aspetto di Ketu in bilancia, dunque va ad aggiungersi un nuovo tassello a questa combinazione, a questo scambio tra l'energia di Ketu in bilancia, nella casa corrispondente, e l'energia di Mercurio domiciliato insieme al Sole in Gemelli, nella casa appunto corrispondente. Mercurio in Gemelli diventa veramente un cavallo selvaggio perché a livello mentale, perché è il suo segno, un segno d'aria mobile. Attenzione perché questa combinazione potrebbe andare a portare troppa energia nella parte mentale a discapito di quella intuitiva del cuore. Dunque, è sicuramente un buon momento per studiare, per muoversi, per viaggiare, per scoprire, ma attenzione energeticamente a avere sempre noi l'occhio di come la mente si sta comportando, perché qui rischia proprio di partire per la sua strada da sola. È molto sottile questa energia, è molto veloce. È molto bisognosa di capire e dunque questa è l'impostazione che porta. Infine, venerdì 30, Marte lascia il suo segno di debilitazione che è il Cancro e si trasferisce in Leone, dove sicuramente è più a suo agio perché il Leone è governato dal Sole e Marte e il Sole sono ottimi amici, mentre invece Marte e la Luna, come abbiamo visto già altre volte, vanno un attimino in un rapporto un po' più complesso, perché la Luna è molto emotiva, Marte è tendenzialmente un'energia aggressiva e dunque lì ci sono dei punti molto sensibili, come abbiamo visto i mesi scorsi. Invece adesso Marte entra in Leone, questo porta energia naturalmente agli ascendenti Leone. Marte sull'ascendente può portare un surplus di energia o al contrario toglierla se in quel momento non siamo nel nostro centro e dunque è un invito a recuperarla. Transito importante per gli ascendenti Ariete, che vedono entrare Marte nella loro quinta casa, dunque con una marcia in più a livello creativo soprattutto, e per gli ascendenti Scorpione, che invece vedono entrare Marte nella loro decima casa. E dunque anche questa è una posizione molto forte per gli ascendenti Scorpione. Lavoro, carriera, affermazione. In generale per tutti Marte in Leone porta una spinta in più a livello creativo, non soltanto agli ascendenti Ariete che lo vedono entrare in quinta casa, ma proprio perché il Leone è il quinto segno, vibra della stessa energia della quinta casa, che è una casa di creatività, è una casa anche di amore, di romanticismo, è il settore collegato ai figli, se ne abbiamo. E Marte rappresenta l'energia, dunque l'energia in questo momento si focalizza in questo settore, quello corrispondente al segno del leone. E come vedete, riceve l'aspetto del nodo nord. Cosa significa? Che più andiamo verso questo obiettivo nodale, il nodo nord in Ariete, e più il raggiungimento di quell'obiettivo va automaticamente a nutrire Marte in quest'altro settore nel segno del leone. È tutto collegato. Io vi auguro un buon inizio estate
e ci risentiamo il mese prossimo per l'analisi del mese di luglio. Un caro saluto a tutti. Ciao!